Qualcosa si è rotto e l'acqua ha trovato la sua strada. C'è dell'asfalto nel centro storico di Massa e così 8 famiglie per un totale di 21 persone sono state evacuate in forma precauzionale. E chiaramente la situazione è abbastanza delicata e complessa, ci vorrà qualche giorno, speriamo il meno possibile per poter capire le cause e capire soprattutto se i fabbricati saranno in grado di poter in qualche modo essere rimessi in sicurezza anche per poter far rientrare nelle proprie abitazioni queste persone. Insomma, sono 8 nuclei familiari, 21 persone, sono anche persone anziane, dei bambini. Comunque il comune si sta attivando, si è interfacciato immediatamente con loro per trovare una sistemazione. A dare l'allarme un ragazzo che ha comprato l'appartamento proprio sopra l'avvallamento e che nella giornata di ieri, durante la ristrutturazione, ha visto le porte di casa non chiudersi più. Quello lì, le crepe evidenti così, e quindi ha dato lui l'allarme, lui che è stato a chiamare i vigili. Tra l'altro aveva comprato e ristrutturato dopo quell'appartamento lì, che in questi giorni ha visto le crepe e tutto il resto, per cui ha dato l'allarme ieri sera quando ha visto che era veramente grave la cosa. Anche il cancello, come vedete in queste immagini, ha ceduto di una decina di centimetri. Tra l'altro abbiamo visto degli avvallamenti anche negli anni precedenti. E quindi a cosa si poteva pensare se non sotto c'è qualche dispersione d'acqua della gora che passa proprio qui davanti? Negli anni 50 i ragazzi facevano il bagno nel canale che poi alimentava un antico mulino distrutto e tombato dall'asfalto. Una zona questa di gore e di lavatoi, dicono i più anziani, che nel tempo sono stati tombati. Sì, la gora principale che veniva giù da Frigido e portava l'acqua tutta Massa, anche fino a Montignosi. Già da questo pomeriggio si sta indagando sui sottoservizi per capire che cosa sta accadendo al manto stradale. E speriamo, insomma, a breve che i tecnici possano subito dirimere, insomma, trovare la causa di questo evento e porre subito in essere quanto necessario per porre in sicurezza queste famiglie e i fabbricati stessi. La strada è stata momentaneamente chiusa.